Qui siamo con Giuseppe Pio Iovinella, in arte P8, è un giovane compositore e autore di musica rap, che da poco è uscito, insomma, il suo singolo Napoli senza difetti. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Giuseppe, ti volevo chiedere una prima domanda, no? Ti volevo fare. Ci parli un pochettino di cosa racconta il tuo brano? Allora, il brano rispecchia un po' me nel generale, più che altro un periodo della mia vita, però si chiama Napoli senza difetti perché in alcune parti ho deciso di omaggiare la città di Napoli, siccome è che credo la vita qui, quindi a Napoli, è uguale per tutti, ovviamente parlo di tradizioni, modi di fare, dire, vestire e molto altro. Ok, Giuseppe, quando è nata in te l'ispirazione che poi ti ha portato a realizzare questo singolo? L'ispirazione è nata una notte mentre ascoltavo dei beat su YouTube, ne trovai uno molto accattivante e decisi di iniziare a scriverci su. Non è stata la prima volta che ho scritto su un beat, è stata la prima volta che ciò che ho scritto funziona come canzone. Ok. Giuseppe, cosa ti piace in modo particolare, se c'è ovviamente qualcosa che ti piace del rap? Cioè, cosa ti rende così vicino al rap? L'emozione, non so, più che altro che dà, che regala, o qualche altro aneddoto, insomma. Quello che mi affascina del rap è il modo di cantare nu nudo e crudo. Ok. Siccome diciamo il rap, a differenza del trap, è più diciamo parole su barre, perché tipo freestyle, diciamo. Certo, c'è qualche artista cantante rap che ti piace in modo particolare a cui ti ispiri? Sì, come artisti italiani mi ispiro soprattutto alla scena rap napoletana, tipo Rocco Ante che cito nel pezzo, Gelir, Nicola Siciliano, Ntò, Luca Riel e così via. Di rapper italiani mi ispiro, diciamo, su quelli là, mi ispiro a Vai, non ti quelli preoccupare, continua, continua. del genere di Gué Pequeno. Invece, come rapper americani, ultimamente sono in fissa con Travis Scott. Bravo, bravissimo, complimenti. C'è qualche particolare che potresti raccontarci, non so, che ti è piaciuto, che ti è rimasto impresso durante le riprese e dove avete girato il video soprattutto? Sì, il video è stato girato a casa mia, nel mio giardino, ma a differenza della prima volta, siamo andati su una spiaggia e nel tragitto tra questa spiaggia e casa mia abbiamo registrato il video. Come aneddoto mi viene in mente quando stavo registrando il video, nella parte in cui dico Torungono colpi e box, facendo il gesto del pugno verso la telecamera, rischiai di rompere la telecamera del cameraman e farmi male io. Giuseppe, ci puoi ricordare, chi è che ha prodotto e ha mixato il brano? Sì, il brano è stato prodotto da Raffaele Cardone, e c'è un featuring all'interno, quindi c'è un featuring con Ida Postiglione. Il brano è stato mixato da Bob Fix. Ok, grazie. Un'ultima domanda, dove è possibile vedere e ascoltare il tuo singolo? Sì, il singolo si può trovare su tutte le piattaforme di streaming di musica. Come Spotify, Apple Music, Prime Music, e inoltre c'è il videoclip su YouTube, Facebook ed Instagram. Ok, allora Giuseppe, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per averci dedicato questa intervista, ti auguriamo buon proseguimento e ti facciamo un in bocca al lupo, insomma, per la tua carriera da rappista, insomma. Ciao, Grazie. buona giornata e grazie ancora. Ciao anche a te.